Ragazzi, non so se vedete lì in cielo, ma praticamente quello è Cardio, il nuovo mostro, uno dei nuovi mostri comunque, che sta infestando tutti i mondi di Minecraft e non solo purtroppo di Minecraft, ma anche sono stati avvistati anche nella vita reale, eccetera. Mio Dio, che cosa inquietante, ragazzi. E sono qui praticamente su sto posto e bisogna sopravvivere a tutti i mostri che mi farà spawnare Cardio. Quindi, qua io praticamente però sono sicuramente esperto, cioè abbiamo una possibilità di sopravvivere, ragazzi. Se foste stati con uno stupido, sarei morto probabilmente. Sarei completamente morto subito. Ma adesso vedrete quanto sono bravo, anche perché io a queste cose ci giocavo fin da piccolo. Quindi adesso guardate, Pam. E poi, boh, non so di quanto, quindi faccio Pam. Non così, ma così. E guardate cosa succede qua. Mi dà praticamente. Questa cosa è una cosa che fa la cobblestone, cioè praticamente fa la pietra per poterla scavare all'infinito. E quindi io l'ho messa qua e siamo al sicuro. Ok, teniamo questi due secchi d'acqua nel caso ci possano servire, perché potrebbero effettivamente esserci utili. Anche queste chest. Però guardate qua, abbiamo del cibo. Ricordiamoci che qua intorno potrebbero spawnare mostri. Ah, è una cosa, mi stavo dimenticando di dirvi una cosa importantissima, ragazzi. Se noi urliamo adesso e spawnano mostri nuovi, quindi proviamo, giusto per provare, no? Ah! Cos'è? No, 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 porca vacca! No, 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 mi ha ucciso, mi ha ucciso, mi ha ucciso. Non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo, ragazzi. Non dovevo urlare, non dovevo urlare. Più urliamo, più il gioco diventa spaventoso. Più il gioco diventa spaventoso, io sto urlando troppo. Porca vacca, ragazzi, non va bene così. Se avete visto prima, ho buttato quelle cose per terra, perché così non le avremmo perse. Vedete, ve l'ho detto che io sono intelligente. Guardate, è tutto lì. L'abbiamo, per fortuna, l'abbiamo salvata. Abbiamo salvato il nostro cibo, anche perché era l'unico cibo che avevamo, ragazzi. Quindi se non facevo così, era finita. Ah, però per fortuna qua ci dà la nostra tomba, quindi possiamo recuperare le cose. Allora, prima di prendere il cibo, andiamo un attimo a vedere qua. Non c'è più? È scomparso. Forse è caduto giù il tizio. Ok, allora prendiamo immediatamente queste cose e le mettiamo dentro qua. Ma che siete fuori? Ma tutto bene? Ma cioè, assurdo. Cos'è sta roba? Non voglio, non voglio. Via. La metto qua dentro, tanto non mi serve niente. Allora, togliamo questo coso che dà fastidio. È prima che arrivi la notte, perché ragazzi, arriverà la notte purtroppo. Ho anche un seme in realtà. Beh, prima che arrivi la notte. Ehi, aspettate un attimo. Questo è un metodo per generare terra infinita. Perché noi qua, quando moriamo, se vedete, cioè possiamo morire anche senza coso, cioè, e possiamo generare la terra, vedete? Perché è cacchio, bello. Allora facciamo così, Pam. Ok, adesso prendiamo immediatamente del legno, però non da questo albero perché mi dà fastidio. Ok. E adesso iniziamo a fare tutti gli attrezzi, anche perché appunto dobbiamo svegliarci, perché è notte, cioè fra poco è notte e appena arriva la notte, ragazzi, siamo morti praticamente. Mio Dio! Ma poi mi spiegate perché diavolo c'è un sole? Cioè, prima c'era Solar, no? Adesso abbiamo Cardio al posto di Solar. Boh, vabbè. Comunque, facciamo così, facciamo una crafting table, ok? Iniziamo a fare le prime cose, prime primissime cose che sono utili, tipo gli stick, così. Ok. E adesso, oddio, aiuto, ho paura perché qua potremmo morirci male, però tecnicamente se facciamo così, beh, non dovrebbe essere un grande problema, ecco, anche se in realtà qua potrebbe esserci un problema di qualche tipo. Ragazzi, io non so come dirlo, però è un po' buggato questo coso. Allora, lanciamoci qua da questa parte, prendiamo di nuovo la nostra lava, così. E poi rimettiamola. Che strano però che non fa il coso. Ok, ora forse lo fa? Forse sì, ora lo fa. Vediamo un attimo. Dai, ti prego, dammi la cosa giusta. Ok, beh, sta funzionando, vedete? Questo è il cobblestone generator, si chiama. Cioè, praticamente genera la cobblestone. E però se tutte le cose mi cadono giù è un problema però, ragazzi. Dai, uno ri dobbiamo riuscire a prenderlo, se no è un problema. Porca vacca, che fastidio, mio Dio. Allora, mettiamoci. So che no, il legno non è per niente una buona idea. Fermi tutti. Allora, abbiamo un pezzo di terra? Sì, ce l'abbiamo. Cioè, lo possiamo prendere da questa parte. Tanto comunque ne possiamo fare anche all'infinito. Ora. Beh, questa volta non sono stato molto bravo a far parkour, a quanto pare. Potevo essere più bravo, ma tranquilli, perché tanto adesso non ho più paura della morte. Dato che, per fortuna, ci salviamo così. Quindi facciamo così e abbiamo tutto nell'inventario, vedete?
Siamo veramente super super al sicuro adesso. Vediamolo è il coso che avevo fatto io per la lava. Mica me l'ha tolto Aerobrine. Ah no, eccolo qua. Sarebbe stato brutta come cosa, ma per fortuna non è successo. Ora, facciamo così. Ok. E qua ora possiamo prendere le cose. Oh, che bello. Adesso, ragazzi, questa è una cosa super pro, perché praticamente noi possiamo stare qua per ore a scavare, scavare, scavare. E in questo modo riusciremo a prendere tantissimi blocchi. Cioè, non per ore, non tranquilli, non è che stiamo qua per ore veramente, sto scherzando ovviamente. Mica sono pazzo io. Sono un po' pazzo, sì, ma non tanto. Ma non scordiamoci che anche l'uomo botola è quello pazzo. Me l'avete detto voi, avevo fatto un sondaggio, voi mi avete detto, sì, Dunis, l'uomo botola è quello pazzo. Va bene, avete ragione, porca di quella scurreggiona. Guardatelo là come ci... Cioè, no, lui è cardio. Puzzone, mamma, quanto ti odio, adesso ti faccio fuori. Pam, pam, ti do proprio dei pugni su quel cuore. Cioè, è brutto come... È brutto, cioè... Non mi fa proprio piacere darti dei pugni sul cuore, mi spiace, cardio. Cioè, mi fa schifo un pochino, però, boh, sei strano. Ma poi come cacchio è venuto fuori, ragazzi? Ma ci avete mai pensato come cacchio escono fuori sti mostri? Adesso, facciamo i nostri attrezzi in pietra. Anche perché se no la pietra non potevamo recuperarla, perché sì, noi qua ce l'abbiamo la pietra. Ma non possiamo recuperarla, purtroppo, perché se la scavo cade giù, come avete visto anche prima. Accidenti, quindi facciamo così. E poi facciamo la spadina, perché adesso arriverà la notte, purtroppo. E noi dobbiamo ricordarci che la notte non possiamo urlare, perché se urliamo peggiora solo... Allora, io sto cercando di capire... Sì, si sente da voi, ok. Perché c'era... Avete sentito? C'era un urlo brutto, 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 brutto. Io non vorrei dire no, però non è che mi sento al sicuro. Anzi, sapete cosa facciamo? Noi dobbiamo continuare a piantare alberi. E come si piantano gli alberi? Facendo i semetti. Ah, un'altra cosa, caspita, ragazzi. Abbiamo bisogno de del charcoal. Non esiste, fate finta che non esiste, fate finta che non esiste. Per Dio, per Dio, per Dio, per Dio, per Dio. Abbiamo bisogno di questa cosa perché dobbiamo fare le torce prima che sia troppo tardi, ragazzi. Dobbiamo fare le torce. Oddio, 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 oddio. Oddio, continuiamo a scavare. Perché continua a guardarmi quello, ragazzi? Perché? Ma poi per come caspita fa cardio a far spawnare solo il coso? Oh no, brutta, brutta situazione, brutta situazione. Ok, sì. No, no, brutto. No, ragazzi, gli occhi nel buio, mi sto impanicando. Porca vacca. No, 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 non va bene. Non va bene, dobbiamo illuminare, sennò qua nascono le cose in giro. Porca vacca, ancora, 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 ancora. Ok, continuiamo, continuiamo. No, non possiamo urlare, ragazzi, ricordiamocelo, non possiamo. C'è la luna rossa. La luna rossa è ancora peggio perché ci fa spawnare i mostri ancora più cattivi, ragazzi. Ma poi perché Herobrine fa così? Non devo guardarlo perché se lo guardo lo faccio arrabbiare, ragazzi. Non so se sapevate questa cosa, ma sì, se guardate Herobrine fa... È chiaro che però se mi guarda lui però è un po' difficile non guardarlo. Che problemi ha? Cioè è bruttissimo. Non dovevo urlare. Ho fatto il problema più grande della... Grande. È grandissimo questo problema. Ragazzi, grandissimo. Mi sto preoccupando. Non dovevamo urlare. Ok. Abbiamo urlato e non dovevamo urlare. Allora, adesso. Io so che lo sto ripetendo a vuoto, no? Ma abbiamo urlato e non dovevamo urlare. Continuo a ripeterlo. Perché lo ripeto? Perché adesso arriveranno tutti i mostri e anche i miei vicini ad uccidermi. Ma soprattutto i mostri, ragazzi. Era ovviamente i mostri di cui avevo paura, mica i vicini. Io i vicini. Allora, lasciamo perdere queste. Vabbè, comunque. Io adesso devo continuare a scavare i blocchi, a scavare il legno, ok? A stare attenti perché qua potrebbe esserci Herobrine alle spalle. Purtroppo non solo Herobrine, ragazzi. Non solo Herobrine. Non solo... Cioè, io so che lo sto ripetendo tante volte, no? Ma purtroppo non c'è solo Herobrine. Ci sono tutti. Porca vacca, che spavento sto coso. Sentite, andiamo a prenderlo. Così. Però così non si prenderà mai. Però non si vede niente. No, 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 no. Abbiamo... No, porca vacca. Cos'è? Cosa diavolo è questo coso? Ragazzi, è un problema. È tutto un problema. È tutto un gran problema. Non ci possono raggiungere su sto posto perché non possono saltare. Vedete? Se non possono saltare, GG. Buono, abbiamo vinto noi. Però possono teletrasportarsi, mi sa, quindi siamo fottuti. Non posso dire cose, però vorrei dire tante cose brutte. No, sta respirando. Perché sta respirando? Brutta cosa, brutta, brutta cosa. Non so che fare, ragazzi.
Sono veramente interdetto in questo momento perché non so proprio che fare. Allora, c'è una cosa che potrei fare. Le torce. Torce. Sicuramente le torce sarebbero utili. E adesso prendiamo il legno che ci rimane. Porca vacca, perché devo vivere questi mondi dannati, accidenti. Dannati davvero. Allora, così. Facciamo le nostre torcione. Ok, così. E poi torcione significa anche una cosa brutta. Cioè tipo, sì, vabbè, niente, non importa. Però continuiamo a scavare, cioè a mettere torce in giro. Ok, continuiamo, sì, così. Illuminiamo tutto quanto, perché se non illuminiamo spawnano i... Eccoci, nascono i tizi qua. Perché questo qua respira? Ma che... No. No. Ma ti prego, No, mi fa un po'... No, ragazzi. Porca vacca, mi fa paura. No, ascoltami, no, non puoi far così, però. Io non vedo più niente. Ragazzi, è un problema vivere in questo mondo, però. Fermi, per favore! Non riesco più a fare niente. Non riesco. No, ragazzi, è invivibile. Cioè, di notte è invivibile. Non si può vivere, non si può vivere. Letteralmente non si può vivere. Cioè, non posso fare niente. Ci sono cose che volano, ci sono cose che mi accecano. Cosa sta succedendo? Dovevamo fare le torce prima. Era l'unica cosa che dovevo fare e non l'ho fatta. Però non si può fare. Buonanotte. Buonanotte. Niente, ragazzi. Sapevo io che doveva andare a finire così alla fine. Ragazzi, ok. È arrivato il giorno, sono morti tutti. Adesso, purtroppo, qua Cardio continuerà a caricare il mondo di queste cose. E io non posso giocare però così. Da qualche parte c'era la mia roba, giusto? Era tipo qua, cioè i miei oggetti, tutte le cose che avevo... Perché sono morto 20 volte. Ah, ecco, era qua per fortuna, ok. Quindi qua non c'era niente. Allora, praticamente quello che posso fare è prendere tutte queste cose, che sono tutte esperienza, cose utili sicuramente. Quindi adesso le prendo tutte quante e me le metto tutte in tasca, perché effettivamente... Oh, funziona, cioè sono buone come cose comunque. Ok, allora adesso continuiamo a fare le nostre torce. No, non ci posso proprio credere. Morca vacca. L'unica cosa che ti fa lui è cercare di spaventarti, Herobrine. Ma io non so perché fa così, ragazzi. E poi non so come caspita fanno questi mostri ad influenzarsi, ad influenzare le cose a vicenda. Sentite un po', non si possono togliere ste robe? Tipo se premo M... Come si fa a togliere la mappa? No. Cosa, ragazzi, sto facendo? Sto premendo tasti strani, non va bene. Però io vorrei togliere questa roba. No, togli. E ho tolto tutto, ora non si vede più, per fortuna. Bene. Facciamo così. Abbiamo fatto la nostra ascia. Adesso siamo armati di ascia. Quello che potremmo fare è sicuramente... Ok, va bene, c'era già l'alberello lì. Perfetto. Però è continuare a prendere il legno, perché a noi ci serve il legno, effettivamente. Ok, poi... Che cacchio è? Ma io sto sentendo qualcosa, ragazzi. Avevo sentito tipo un... Shh. Forse erano i miei passi nell'erba. Ma perché non capisco con il gioco, boh. Ok. Ah, perfetto, adesso siamo a posto. Adesso prendiamo anche questo alberello qua. Ok, molto bene. E continuiamo a scavare gli alberelli, perché gli alberelli, come avete visto, ci servono sia per il carbone sia per le cose, perché il carbone qua possiamo fare le torce e possiamo fare ovviamente tutto il legno, cioè è sicuramente utilissimo, quindi ci serve ovviamente, quindi facciamo così e ci mettiamo tutto questo coso qua. Ok, adesso ci facciamo altre torce e continuiamo a metterle nell'isola. Ok, perché qua io non vorrei proprio morirci ogni volta, sapete com'è? È brutta come cosa. Io sto cercando ovviamente di parlare a più bassa voce possibile, perché non voglio scatenare, insomma, il gioco che impazzisce. Cioè, non voglio scatenare soprattutto Cardio. Probabilmente è Cardio quello che è bastardo. Cioè, quello che è cattivo. Vabbè, scusate ragazzi, che a me viene da utilizzare certe parole, ma perché effettivamente è veramente cattivo. Ora, so che non dovrei farlo, però... Vorrei effettivamente adesso andare a generare altra terra, ragazzi. Come si fa? Beh, praticamente si dovrebbe fare tipo così. Io cado, muoio e genera altra terra, giusto? Non è stato proprio bello quel caricamento, cioè mi ha preoccupato abbastanza, devo dirvi. Però vedete, qua si è generata altra terra.
E quindi probabilmente continuando così potrei generare un campo enorme di terra. Ora, qua sul mio orticello supercaruccio ho fatto praticamente, cioè sono spawnate due pecorelle. Praticamente ho fatto questa cosa che va fin qua, poi dopo in realtà si ferma perché non avevo più voglia di morire 20 volte. Quindi adesso quello che potrei fare è continuare ovviamente a mettere ovviamente tutte le varie cose, tipo le torce, eccetera, che appunto ci servono. Quindi sicuramente prende. E vabbè, ce l'avevano già in realtà le torce. Però, sapete, metterne, abbondare, metterne tante, quindi va sempre bene in realtà. Quindi mettiamone tante, abbondiamo, abbondiamo. Così. Anche perché poi Herobrine o qualche altro pazzo potrebbe voler venire qua da queste parti, ma non glielo dobbiamo permettere. Facciamo così, così, così. Bene, bene, bene. Adesso, qua praticamente abbiamo fatto un livello dove volendo potremmo effettivamente, insomma, espanderci sotto. Quindi, soprattutto quello che dovremmo fare adesso è anche fare, diciamo, cioè de del legno, perché praticamente dobbiamo bloccare le pecore, perché dobbiamo fare un orto. Anche perché noi qua non abbiamo cibo, non abbiamo niente, dobbiamo sopravvivere in un qualche modo, no? Perché? Perché ovviamente vabbè, il perché è ovvio, però dico, cioè, quindi dobbiamo fare tutte queste cose perché dobbiamo sopravvivere. E qua però per un qualche motivo non. Ah, perché c'era ancora del legno, vedete? Ecco perché. Vedete? Oh, bene. E qui mi sta dando un sacco di alberelli, che ovviamente li accetto. Un'altra cosa che potrei fare effettivamente è mettere questi alberelli. Sì, però se. Vabbè. Li metto qua. Toh. Magari faccio. Mi servono altri blocchi, altre cose. Cacchio, però vorrei uccidere le pecore, però non posso, perché se mi faccio il letto ci esponiamo a meno rischi di morire. E il buio si fa proprio sentire comunque. Vabbè, però praticamente faccio così. Qui praticamente si espande, si potrebbe anche fare tipo un mini orticello anche qua sotto, così almeno ci sono più livelli. E se spawnano dei mostri qua sopra, almeno abbiamo il livello sotto. Certo, è un po' piccolino per ora, però l'obiettivo sarebbe cercare di espanderlo. Poi chissà perché questo mondo però si è spawnato così, cioè praticamente si è generato così. È tutto quanto corrotto, vedete? Tutti i blocchi corrotti, strani. Boh, non ne ho la più pallida idea. Ora che comunque Cardio è giù, che ha infuso la sua energia negativa dentro questo mondo, mi fa ancora più paura. Però, forse. Non spawna nessuno, forse? È che sto cercando di capire se ci sono suoni. Ecco qua però devo mettere le torce, se no spawnano e come. No, spawnano e come purtroppo, quindi così. Oh, cioè è impossibile che spawni qualcuno, cioè non. Come fa adesso? Davvero, ci sono troppe torce, non. Come fa? Non credo sia più possibile che spawni qualcuno. Cioè, almeno questa è la mia speranza, però continua ad esserci la luna rossa, ragazzi, questo non è mai un bel segno purtroppo. Dobbiamo salvare quelle pecore il più presto possibile, abbiamo altra legna? Poca. Perché vorrei generare. Ma abbiamo pochissima legna, cacchio. Allora facciamo così. Abbiamo queste. Oh no, non di nuovo lui. Ma ragazzi, ma perché spawnano sempre sti cosi? Così e lo butto giù. Toh, toh, toh. Vai via, vai via, vai via. Ok, perfetto. Boh. Ok, però è caduto giù. È perché questo qua fa. Uff, cioè, respira. Questa pecora è un po' sus. Perché aveva messo il piede. Ma le pecore non si comportano così, scusatemi. Ma non sono normali queste pecore? Perché camminano così le pecore in Minecraft, ragazzi? Perché mette la gamba davanti? Ma questa è una pecora, ragazzi? Non mi sto fidando nemmeno più delle pecore. Dovrebbe essere una pecora, però. Perché ha questa animazione? Io son sicuro. Magari mi sto concentrando su un dettaglio inutile. Però sono sicuro che i piedi delle pecore in Minecraft sono molto più stupidi. Perché questo qua si muove così? Adesso vuoi vedere come si trasforma, mi ammazza, tipo. No, io non mi fido. Cioè, guarda, tolgo anche questo blocco perché secondo me là poteva. Il tizio qua è arrabbiato, ragazzi. E potrebbe fare un jumpscare adesso. Ho paura. Aiuto. Vuole venire da me ma non riesce perché. Ah, stupido. Allora sai cosa ti faccio? Ti faccio cadere. No, però se mi do un pugno cioè mi fa cadere lui in realtà.
Ok. Allora, si potrebbe cercare di fare in un qualche modo. Ah, però corre troppo veloce. Allora, in realtà finché lui è lì, a me non me ne frega niente. Cioè, che stia lì, insomma. Però quello che potremmo fare adesso è mettere un altro blocchettino qua. Non è che queste pecore, io ripeto, ragazzi, queste pecore mi sembrano strani. Guardate, cioè, i piedi non sono dritti. Si muovono? Perché si muovono? Le pecore in Minecraft non si muovono mai, sono sicuro. Sono sicuro che non si muovono mai le pecore in Minecraft. Ma dove è andata l'altra? È caduta oppure? No, ragazzi, questi hanno un piano. Hanno qualcosa in mente, ragazzi. Perché è andata sotto? È come se volesse far qualcosa. No, ragazzi, magari sono una pecora e sono scemo io, però questi mondi ormai abbiamo imparato a capire che sono fuori di testa. E poi questo qua, onestamente, mi fa paura se mi guarda, cioè. Ma poi mi fa schifo, cioè che faccia. Cioè, adesso non voglio fare body shaming. Anche perché non è body shaming questo, però. Oh, brutto. Ah, però guardate. Ah, stupido. Stupido, te l'ho detto che sono intelligente io. Ho sentito un altro rumore, ma forse erano i miei passi. Mi spavento per poco. Allora, io sto guardando perché mi serve del legno. Però così non avremo mai il legno. Ma perché non crescono più? Perché, cioè io ho piantato tipo il legno tanto tempo fa, perché non è più cresciuto? Cioè, tipo, sì, il legno, l'alberello intendo. Oh, questa pecora, io ripeto, non me la dice giusta, ragazzi. No, no, no. Purtroppo non me la dice giusta. Io adesso quello che potrei fare sarebbe anche una coltivazione. No, non posso farlo, scherzavo. Perché per la coltivazione abbiamo bisogno di acqua. Però più acqua. Però potrei farla qua vicino alla coltivazione. Però brucia della lava magari. Boh, proviamo a farla. Allora faccio così. Così. Allora, ci proviamo. Nel caso, boh, esplodo. Una mini coltivazione per il cibo. Toh, così almeno prendiamo un po' di terra da questa parte. Così. Ok. E appunto facendo così. Poi così. Ah, oh, vedete? Praticamente si mette la terra così. Così. Sì, non dovremmo far lasciar perdere le cose, però. Avremo bisogno anche. No, non posso togliere nessuna torcia, ragazzi. Se la tolgo poi dopo è un problema, purtroppo. Però praticamente noi facciamo così: mettiamo tutte le cose qua. I blocchi di terra. Così almeno. Ovviamente sempre distanti dalla lava, perché sennò è un problema. Qua ci facciamo la nostra mini coltivazione, vedete? Olè. E poi mi servono i semini però. Oh, è cresciuto pure l'albero intanto. Ok. Quindi avremo bisogno di più semini in effetti. Beh, cacchio. Non abbiamo, cioè non abbiamo più preso nessun semino. Buono a sapersi. Però almeno queste piano piano cresceranno. Spero. Sempre se i mostri tipo non le uccideranno, ma cioè tipo non se le mangeranno loro. C'è qualcuno che urla. Io non mi fido di te, sai? Anche perché non ci sono più mostri, forse perché ho messo le torce. Quindi siamo abbastanza al protetto. Avete visto? Tornate indietro con i video se non avete visto, ragazzi, perché io ho visto chiaramente. Qui c'era qualcosa. Porca vacca. Porca vacca, che paura. Allora, che ore sono? Ormai sta per finire, Herobrine. Ormai il tuo momento è andato. Adesso si arrabbia se lo guardo. Lo sapevo io. Mi voleva far urlare perché così sarebbero spawnati i mostri, ma ve l'ho detto io, sono intelligente. E queste cose non ci casco più. Ok, faccio così. Una volta ci sono cascato, poi dopo basta, Herobrine. Cioè, nessuno è stupido qua. Cioè, sappiamo tutti cosa vuoi fare. Cioè, stupido tu che vuoi anche provarci. Cioè, ma poi scusami, ma uno, cioè, ma può essere così stupido l'Herobrine? Cioè, veramente, ragazzi? Boh, vabbè. Beh, se vi piacciono questi tipi di video, ovviamente ne porto altri, perché porca vacca, questo mondo è veramente maledetto.
E ovviamente più ci espanderemo, più sarà difficile evitare l'ombra, ragazzi, perché poi qua spawneranno le cose per colpa sua che le ha portate. Però spawneranno, insomma, qui sull'ombra, e quindi più continueremo ad espanderci, a fare case, eccetera, più, insomma, in queste case si espanderà tutto quanto il problema. Io non so, non chiedetemi cos'è quella cosa. Vabbè, comunque si espanderanno i mostri, eccetera, e sarà ovviamente un problema grandissimo. Però in un qualche modo vedremo di farci fronte. Grazie per aver guardato questo video, carissimi.